esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio, caduta controllata delle gambe. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, muovi una gamba per volta. Fai attenzione a non sollevare la zona lombare dal pavimento. Tieni gli addominali sempre contratti per riuscirci. Nella fase di discesa il movimento deve essere lento e controllato. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, crunch con tocco alle caviglie. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, tieni le gambe flesse ed i piedi poggiati al pavimento. Non sollevare la zona lombare dal pavimento. Non sforzare il collo, per aiutarti fissa il soffitto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, bicicletta! Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, poggia le mani a terra. Non inarcare o piegare la schiena, mantieni gli addominali ben contratti. Guarda un punto fisso avanti a te per non dondolare durante l'esecuzione. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, windmill. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, tieni le gambe piegate. Fai attenzione a non sollevare le spalle quando ruoti il bacino. Tieni gli addominali ben contratti per non gravare sulla colonna vertebrale. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, plank and jump. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, porta le gambe avanti senza saltare. Non inarcare la schiena mentre hai le gambe distese, per riuscirci tieni l'addome contratto. Non piegare le braccia durante i salti.
5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, crunch incrociato gamba tesa. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, puoi poggiare il tallone a terra prima di effettuare una nuova contrazione. Durante l'esercizio non sollevare la zona lombare e mantieni l'addome contratto. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare il collo, fissa il soffitto per non sforzarlo. Non aiutarti facendo forza sul braccio che resta a terra. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, triangolo più spider plank alta. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui un triangolo con plank alta semplice. Non piegare il collo, la testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, fissa un punto sul pavimento. Cinque, quattro, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare il busto, mantienilo sempre parallelo al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Plank alta più slanci posteriori. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, resta in plank. Non distendere il piede, mantienilo sempre a martello. Non sforzare il collo cercando di guardare in avanti, fissa sempre un punto sul pavimento. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Distensioni alternate delle gambe più crunch. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia delicatamente il tallone a terra quando distendi la gamba. Fai attenzione a non sollevare la zona lombare dal pavimento. Per riuscirci, tieni l'addome ben contratto. Non sforzare il collo. Guarda un punto fisso avanti a te per aiutarti. Cinque. 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Triangolo più plank alta. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, rimani in plank e poggia le ginocchia a terra.
non piegare o inarcare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non piegare il collo. La testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, fissa un punto sul pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Tre, due, uno, via. Prossimo esercizio. Stretching addominale. Via. Non sollevare mai il bacino da terra, così aumenterà l'efficacia dell'estensione. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Allungamento schiena. Via. Per distendere bene i muscoli dorsali, devi formare una C con la schiena. Il collo deve essere rilassato. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Allungamento lombare. Via. Muovi esclusivamente il bacino. Ginocchia e spalle devono rimanere sulla stessa linea. Esegui i movimenti lentamente in modo da evitare problemi alla schiena. 5, 4, 3, 2, 1, stop.